Per entrare in sintonia con il Signore ci vogliono uno sguardo compassionevole e un cuore umile. È quello che il cristiano, il Papa, i cardinali e i vescovi debbono essere nella Chiesa di Gesù, ricorda Francesco nella messa in suffragio di Benedetto XVI dei sei porporati e dei 147 presuli scomparsi nel corso dell'anno. Soprattutto il Papa, i cardinali, i vescovi sono chiamati a essere umili lavoratori, a servire, non a essere serviti. La fede non è un'idea da capire o una morale da assumere, aggiunge Bergoglio, ma una persona da incontrare, Cristo, proprio come ha fatto Papa Ratzinger e quanti come l'orfano, la vedova e il forestiero che il Papa trae dalla pagina evangelica si sono lasciati guidare da Dio facendogli spazio e riponendo ogni fiducia in Lui. Non si può essere intimi e cari a Dio ignorando loro che godono della sua protezione e della sua predilezione e che ci accoglieranno nel cielo. Francesco cita le parole di Benedetto XVI pronunciate il 19 aprile 2005, giorno dell'ascesa al soglio di Pietro, umile lavoratore nella vigna del Signore, per sottolineare che nella Chiesa non esistono interessi personali perché tutti sono al servizio di Dio.